E allora Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Oggi un abruzzese doc, non sveliamo chi è, ne parliamo dopo quando rientriamo. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'acquario nasceva un ragazzo che con la sua voce ha fatto innamorare il mondo intero. Nel 1995 ad Atri nasceva Gianluca Ginoble. Vive in un paese in provincia di Teramo e fin da piccolo si appassiona al calcio e alla musica. Inizia a cantare quando ha solo 3 anni, esibendosi nella piazza del suo paese insieme al nonno Ernesto e partecipando fin da giovanissimo a competizioni canore. Con questa voce magica lo porta all'età di 14 anni a partecipare al programma televisivo Ti lascio una canzone condotta da Antonella Clerici. Il suo esordio televisivo appunto inizia con questo programma, vincendo la seconda edizione di Ti lascio una canzone con il brano Il mare calmo della sera. E in questa occasione conosce i tenori Ignazio Boschetto e Piero Barone, con cui fonda, su grande richiesta, idea del regista Roberto Cenci, il famosissimo gruppo, il trio del Il Volo. Il volo, questo meraviglioso connubio di voci e di personalità diverse tra loro, porta Gianluca a collaborazioni di alto calibro, come Placido Domingo, Céline Dion e veramente tantissimi altri artisti di alto calibro. Tra i progetti particolari di Gianluca Ginoble con questo trio meraviglioso Il Volo, c'è un omaggio al grandissimo Ennio Morricone, dal titolo Il Volo Sings Morricone. Gianluca Ginoble, questo nostro artista abruzzese, sta spopolando in tutto il mondo, ma già da tanto tempo con Il Volo. E sicuramente noi lo vedremo ancora per tantissimi anni e siamo felicissimi perché portano la vera melodia italiana veramente nei 5 continenti. E nel 2015 sono stati sul palco di Sanremo, vincendo con grande amore il Festival di Sanremo.
C'è una curiosità molto particolare di questi tre ragazzi, anche di Gianluca Ginoble. Pensate, per quanti concerti loro svolgono in tutto il mondo, i loro genitori li vivono poco e quindi ogni tanto anche i genitori vanno in tournée con loro per stare più possibile con i loro bimbi. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tantissimi domani e io vi do un grande abbraccio e un bacio da me, Silvia Pagni. Grazie per tutto. Ciao.